Giornata di sole per gli scampoli d'estate al Porta Risa, dove il Givi Borgo vive la sua domenica da segnare in rosso nella storia della società nata dalla fusione tra Givizzano e Borgo Amozzano. È la prima volta in Serie D per la squadra allenata da Pacifico Fanani, che da calciatore visse l'epopea del Castelnuovo fino alla C2. Di fronte il Montecatini Valdinievole di Maneschi, che in precampionato ha destato ottima impressione col fiore all'occhiello della vittoria sulla Lucchese. Buon pubblico sulle gradinate dello stadio di Lucca, meglio gli ospiti nella fase d'avvio col Givi Borgo che pare quasi intimorito. Al decimo Termali vicini al vantaggio, Cacciagli crossa dalla destra per la testa di Mazzanti, ma il portierino Fontanelli, arrivato da pochi giorni per sostituire l'infortunato Bolognesi, si esalta deviando in calcio d'angolo. Ancora il Montecatini pericoloso con il centravanti Ferrari, che però non approfitta di una buona occasione nel cuore dell'area di rigore. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, ma in avvio di ripresa il Montecatini coglie i frutti di una discreta superiorità fin lì palesata. Il traversone dalla destra del capitano montecatinese Vettori, di testa stacco imperioso di Vito, e stavolta nulla può fare Fontanelli. Ora la squadra di Fanani dovrebbe cambiare ritmo, invece ancora il Montecatini ad agire di rimessa, così al 34esimo Gelli si invola e viene steso alla disperata dal portiere Fontanelli, espulsione per l'estremo difensore, entra Lenzi in porta, dal dischetto Giordani è implacabile, segna la rete del 2-0. Sotto di due reti e con l'uomo in meno per il Givi Borgo è notte fonda, anche i Termali del resto chiudono in 10 per l'espulsione di Michelotti. 5 minuti di recupero non servono a riaprire la partita, debutto amaro per il Givi Borgo che conosce subito la durezza del campionato di Serie D e forse, come ha confermato a fine partita Pacifico Fanani, ci vorrà ancora qualche rinforzo.